Dal 13 ottobre nuovo DPCM, il decreto conferma l'obbligo di mascherina sempre e ovunque, mette una stretta alla movida, alle feste in casa e all'aperto e più in generale agli eventi associativi intesi anche come semplici riunioni tra più di 6 persone. Imposto il limite massimo di 30 invitati a matrimoni, battesimi e ricevimenti simili. Stop alle gite scolastiche e agli sport di contatto come il calcetto svolti a livello amatoriale. Restano chiuse discoteche e sale da ballo. I ristoranti, bar, gelaterie e pub dovranno chiudere alle ore 24 con divieto di far consumare in piedi nelle adiacenze del locale dopo le 21. Considerando l'andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 e la necessità di tenere separati i percorsi Covid da quelli no Covid, è stato riattivato il Covid Hospital di Biceglie, dunque è stato disposto il blocco dei ricoveri ordinari di ostetricia, pediatria, medicina, cardiologia, chirurgia e ortopedia e rianimazione. In virtù dell'aumento del numero dei positivi da Covid-19, si dispone l'obbligo di chiusura dalle ore 20 fino alle ore 5 per tutti i giorni della settimana dei bar, self-service e dei distributori H24 dalla data odierna e fino al 14 novembre 2020 compreso. Il 6 ottobre scorso, a seguito di un caso positivo al Covid-19 tra gli alunni della scuola Carella di Canosa, si è proceduto alla quarantena cautelativa da parte del resto della classe e degli insegnanti. Successivamente tutti hanno eseguito il secondo tampone che è risultato negativo. Giornata di donazione di sangue straordinaria a firma della Fratres di Canosa. Buona risposta dei cittadini che si sono recati presso il PPA di Canosa per donare il sangue. Farmacia Dottoressa Lombardi, densitometria ed age test gratuiti. Gli appuntamenti venerdì 30 ottobre 2020, controlli per osteoporosi e osteopatia. Manutenzione straordinaria della strada Minervino-Canosa. La sindaca di Minervino, Lala Mancini, 9 ottobre ha annunciato l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada Minervino-Canosa tratto Ponte Romano. Domenica scorsa, dopo la ristrutturazione dello stadio comunale San Sabino, la prima gara casalinga del Canosa Calcio 1948. L'intervista al presidente Giuseppe Tedeschi. Presentata l'idea di rilancio della ex filantropica di Canosa, incastonata nella cattedrale di San Sabino, a cura di Fondazione Archeologica Canosina Proloco e Italia Nostra. Intervista ai presidenti Sergio Fontana, Elia Marro e Riccardo Limitone. Riscopriamo e riqualifichiamo i tesori nascosti, a cura dell'archeologo Sandro Sardella e della giornalista Claudia Vitrani. Nella puntata di giovedì 15 ottobre, un viaggio che si perde nei tempi, portando alla luce l'antica stazione di posta del principe di Canosa, Capece Minutolo, e le tombe rupestri di Via dell'Inforcaturo. Canosa. Concorso Un fiore per il borgo. Le decorazioni floreali delle finestre, dei balconi e dei vicoli rendono sempre più accogliente e decorosa la nostra città durante tutto l'anno. Da questa esigenza nasce l'idea del concorso Un fiore per il borgo. L'iniziativa, organizzata dalla parrocchia di San Francesco, patrocinata dal comune di Canosa di Puglia, è sponsorizzata da alcuni esercenti sensibili al tema. Il regolamento per la partecipazione al concorso lo trovate sulla nostra pagina Facebook. L'intervista a Don Carmine Catalano. FIDAPA in città con l'assessore alle politiche sociali e welfare, dottoressa Marcella Dimitri, e la presidente della FIDAPA, dottoressa Carmelinda Lombardi. Presentati diversi progetti cominciando dalla sottoscrizione della carta della bambina. Secondo anniversario dell'intitolazione del Centro Servizi Culturali alla libraia Teresa Pastore. Intervista al professor Francesco Pastore. Rotary International, massima onorificenza all'ingegner canosino Cosimo Giuncato, past president del Rotary Club di Canosa, per aver conseguito tutti gli obiettivi fissati dal presidente internazionale. A lui le nostre congratulazioni.
Importante traguardo per la Terra del Sole, divenuta media partner di Sportale, il progetto nato per supportare tutti gli sport ed eventi in Puglia, con l'obiettivo di aumentare la visibilità delle società sportive pugliesi.